Il nostro percorso alla scoperta dei luoghi più significativi della Milano Viscontea e Sforzesca procede fino a Corso Magenta, uno dei quartieri residenziali più eleganti e raffinati della città. Fino alla metà del XV secolo, quest'area era occupata da campi e vigne di proprietà del monastero di San Vittore, ma sullo scorcio del XVI secolo, Ludovico il Moro decise di destinare queste terre alla costruzione di un nuovo quartiere residenziale, a pochi passi dal castello, dove si sarebbero stabiliti i membri più fedeli della sua corte. L'ambizioso piano del duca Ludovico comprendeva anche la realizzazione di un grande mausoleo di famiglia nella vicina chiesa di Santa Maria delle Grazie. Di questo antico e prestigioso quartiere oggi rimangono solo la splendida tribuna delle Grazie e la bella casa degli Atellani, recentemente restaurata e resa accessibile al pubblico. Gli Atellani, noti anche col nome di Della Tela, erano una famiglia di diplomatici e cortigiani originari della Basilicata che nel 1490 ricevettero in dono dal duca due case, circondate da uno splendido giardino lungo l'attuale Corso Magenta. Nei decenni successivi, la casa e la famiglia furono al centro della vita mondana milanese, diventando fra le personalità più in vista della città. Nella casa si trovavano opere di grande qualità. Gli eredi ne conservarono la proprietà fino al XVII secolo. L'edificio subì molteplici trasformazioni nel corso dei secoli, la più consistente negli anni 20, quando l'allora proprietario, l'ingegnere e senatore Ettore Conti, affidò all'architetto Piero Portaluppi l'incarico del progetto di restauro. Le due case furono unite in un'unica abitazione e furono recuperati reperti, decorazioni ed affreschi che si erano sovrapposti gli uni sugli altri nei 5 secoli di vita dell'edificio e che grazie all'intervento dell'architetto acquistarono nuova collocazione e nuova vita. Ulteriori lavori si resero necessari dopo la Seconda Guerra Mondiale per riparare i danni causati dai bombardamenti del 1943. Dalle finestre delle sale del piano terreno si gode di una bellissima vista del giardino. Un'ultima curiosità, proprio al confine con il giardino degli Atellani si trovava la cosiddetta Vigna di Leonardo, un orto coltivato a vitigni che venne donato nel 1498 dal duca Ludovico il Moro al suo prezioso consulente Leonardo da Vinci. Innumerevoli sono le leggende e i miti sorti attorno a questo antico vigneto, che oggi, dopo molti anni di abbandono, torna a vivere e ad essere accessibile al pubblico insieme alla bella casa degli Atellani. Per completare la visita e conoscere meglio il grande genio di Leonardo, vi suggeriamo di dedicare qualche ora al vicino Museo della Scienza e della Tecnica.